benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Ciao Mario, iniziamo oggi con una riflessione sul 2020, che non facciamo noi ma la fa l'Economist. Ci sono motivi, dice l'Economist, per essere ottimisti e altri per essere pessimisti. L'Economist fa un parallelismo tra il 1920 e il 2020. Nel 1920 si era usciti dalla prima guerra mondiale, dalla pandemia della spagnola, adesso stiamo uscendo dalla pandemia del Covid, sicuramente in situazioni, insomma, in condizioni molto migliori rispetto a 100 anni fa. 100 anni fa comunque la reazione è stata quella dei ruggenti anni 20, cioè il 1920, quella decada è stata un po' l'inizio della modernità, no? Pensiamo che in Italia Marinetti, quest'idea di che qualcosa di veramente importante stava accadendo. La stessa cosa viviamo oggi, cioè, ne abbiamo parlato tanto di questo processo di accelerazione, no? Acceleration, abbiamo detto, del digitale, e anche qui ne abbiamo parlato tanto del fatto che finalmente i paesi, i governi, quindi principalmente Europa e Stati Uniti, si stanno rendendo conto che le big tech, queste società abbiamo parlato anche del vero valore che possono avere queste società, no? Quindi con un potere enorme, debbano in realtà lavorare per il bene comune. Ci sono però anche motivi di pessimismo che l'Economist identifica nella condizione della donna legata proprio alla pandemia. Sì, diciamo che il secondo articolo più importante dell'Economist si occupa della condizione femminile e inizia elencando in realtà i passi in avanti che sono stati fatti negli ultimi decenni riguardo alla condizione femminile. Sì, infatti, prendo alcuni dati, non me li ricordo a memoria, però diciamo che negli ultimi 50 anni l'Economist ci dice che nei paesi a reddito medio-basso l'analfabetismo è passato dal 20 al 10%. Nel mondo femminile, chiaramente. Il 90% delle donne vanno a scuola, mentre nei paesi ricchi addirittura sono più donne di uomini che frequentano le università. Purtroppo però con la pandemia c'è il rischio che questa situazione o regredisca o comunque si arresti, nel senso che l'Economist ci dice, prendo altri dati, che ci saranno probabilmente proprio a causa della pandemia 13 milioni di matrimoni di bambine e probabilmente 2 milioni di mutilazioni genitali. Tutto molto incentrato sulla scuola, no? L'analfabetismo che crolla. Perché? Perché l'Economist, ma come veramente ogni organizzazione che si occupa del miglioramento dello stile di vita di alcuni settori della popolazione, identifica nella scuola uno degli strumenti più potenti per il miglioramento della vita dell'individuo. Qua c'è una cosa che ho sempre notato, che in inglese il ministero che si occupa della scuola si chiama Ministero per l'Educazione, in Italia dell'istruzione. E qua l'Economist dice la scuola non è solamente importante per insegnare matematica, è importante perché deve aiutare l'individuo a realizzarsi, no? A svilupparsi e a diventare una persona adulta. Ecco, l'idea di scuola come istituto che possa veramente migliorare l'individuo e che non debba semplicemente istruirlo, perché ricordiamo che, vuol dire, una persona che ha imparato perfettamente la matematica ma che va in giro rubando e picchiando resta ben istruita ma non è ben educata. La scuola deve accompagnare il bambino nel processo di maturazione, di evoluzione in cittadino, in persona adulta, che è poi il cardine della filosofia di una grande pedagoga italiana, la Montessori, che al momento comunque è una delle pedagoghe più in auge al mondo, forse purtroppo
in auge soprattutto in istituzioni private e non istituzioni pubbliche, quando ovviamente un concetto del genere deve essere applicato a 360 gradi, cioè non ha senso pensare alla creazione di un ambiente che aiuti lo sviluppo del cittadino solamente per la sacca di popolazione più ricca, cioè, o lo si fa per tutti oppure non ha assolutamente senso. E sarebbe bello che questa filosofa, che questa filosofa italiana venisse riscoperta in senso più generale. No? A proposito di grandi donne nella storia, l'Economist ne cita due, la cancelliera tedesca e la prima ministra neozelandese. Sono due personaggi diametralmente opposti, se vogliamo, dal punto di vista politica. Jacinta Ardern è una donna giovanissima, è dell'80, quindi ha 40 anni, laburista, è cresciuta politicamente a Londra, si è formata anche opponendosi a Blair nel 2003, quindi quando Blair ha deciso di invadere l'Iraq nonostante la popolazione fosse contro, ed è una donna che si merita una menzione per aver avuto una delle gestioni migliori della pandemia. Adesso su 5 milioni di abitanti, esattamente nel polo opposto del globo terrestre nostro, Nuova Zelanda, agli antipodi, ci sono stati solo 25 morti. Quindi è vero, la Nuova Zelanda è grande quanto è un po' l'Italia all'incontrario, no? È grande quanto l'Italia, però con solo 5 milioni di abitanti. È sicuramente più facile isolarla, visto che è un'isola, però 25 morti su 5 milioni è un buon risultato. Angela Merkel non ha una menzione, non viene menzionata per la gestione del Covid, ma perché ha annunciato, ormai da un pezzo, che nel 2021 uscirà di scena. Angela Merkel è stato analizzato moltissimo lo stile di leadership di Angela Merkel, e una delle cose che le viene spesso, per cui viene lodata, è che non cerca mai di imporsi. Che è una persona che ascolta molto e poi non cerca di imporre la propria idea, ma cerca di far capire comunque che l'idea di qualcun altro è la migliore e che quindi deve essere presa in considerazione. Un altro articolo dell'Economist che parla proprio di questo, ossia di come a volte una semplice maniera di porsi possa cambiare completamente la leadership e come il leader viene percepito. Ci sono due esempi che fa l'Economist che trovo carini, proprio sulle modalità di leadership. Il primo riguarda quello di Ballmer, ex amministratore delegato della Microsoft, a quanto pare famoso per essere una persona molto nervosa, rabbiosa, eccetera, eccetera. Addirittura un dipendente aveva un telefonino Apple in mano e quando lui se n'è accorto gliel'ha scaraventato per terra. Beh, insomma, quando lui se n'è andato da Microsoft, quando ha annunciato che se ne sarebbe andato da Microsoft, le azioni sono schizzate del 7,5%. Un altro esempio carino è quello di Boyle, a cui gli venne chiesto di organizzare la cerimonia di apertura di Londra, delle Olimpiadi di Londra 2012. Doveva lavorare con molti volontari, c'erano alcuni dettagli che dovevano rimanere segreti, la prassi vorrebbe far che si firmasse un accordo di riservatezza. Al posto di far firmare un accordo di riservatezza a tutti questi volontari, quello che ha fatto è stato dirgli che avrebbero dovuto mantenere il segreto per mantenere il senso di sorpresa, e questo l'ha fatto vincere perché nessuno ha fatto trapelare alcun tipo di informazione. Sì, qui abbiamo esattamente degli atteggiamenti materni che vincono contro degli atteggiamenti ad alto testosterone. Ballmer era, oltre, insomma, chiaramente non una persona di intelletto fine, era una persona famosa per la danza del gorilla, per le urla, era praticamente uno showman che riuniva i lavoratori della Microsoft per urlare. Proprio per questa danza del gorilla viene in mente un libro fantastico di un primatologo, Franz De Waal, si chiama Naturalmente Buoni, in cui descrive la leadership dei gorilla e degli scimpanzé soprattutto in realtà, e identifica due leadership,
lo scimpanzé aggressivo che prende a sberle tutti quanti, quindi terrorizza e riesce a imporre la propria autorità, e come dicevi tu, che quando diventa vecchio e se ne deve andare, rende in realtà felice l'intera comunità di scimpanzé, esattamente come l'uscita di scena di Ballmer ha reso felice l'intera comunità legata a Microsoft. E invece lo scimpanzé, che nel caso di scimpanzé è sempre maschio comunque, lo scimpanzé in grado di dialogare, no? Di mettere d'accordo, di imporre anche un senso di giustizia. E allora queste sono tutte caratteristiche che, bene o male, noi identifichiamo di più con la parte femminile, no? Dell'umanità, il fatto di voler dialogare, di non imporsi. Il basso testosterone. È possibile forse che questi due personaggi di cui abbiamo parlato, no? In Nuova Zelanda. Magari imporsi in una maniera diversa. Sì, imporsi in una maniera più comunicativa, no? Più di consenso e non di potere. Quindi possiamo dire una maniera un po' più anarchica e meno di dominio. Forse un motivo di ottimismo è che se sia pur ci sarà un calo nella condizione femminile dovuta al Covid, la condizione femminile migliorerà sempre di più, avremo sempre più leader donne.